Care telespettatrici e cari telespettatori, è un piacere, con gioia e dolore, presentare questo libro, Ordinaria diversità, di Elena Improta. Chi ha i capelli bianchi come me conosce il nome Improta nelle varie declinazioni. Quando ho saputo dell'uscita di questo libro, ho subito chiamato Elena per poterlo presentare qui a Teleambiente, un tema che tocca le mamme, le famiglie e tocca tutti quanti. Naturalmente, Elena vi farà una sorpresa perché non poteva non essere presente qui in questo momento un ricordo per Matteo e Pierluigi, essendo Elena Improta figlia di persone che hanno dedicato la vita allo Stato, al nostro paese, per la difesa della libertà e della democrazia. Sigla e linea alla regia. In realtà la nostra vita procede e si sviluppa attraverso l'azione quotidiana di tante persone sconosciute, servitori dello Stato, servitori della nostra comunità, come i due agenti della Polizia di Stato ieri assassinati a Trieste. Lo so. Allora, innanzitutto buonasera a tutti e vorrei ringraziare in particolare Peppe per averci dato la possibilità di ricordare Matteo e Pierluigi, che per noi sono gli amici in divisa, gli uomini della Polizia di Stato, gli agenti della Polizia di Stato che quotidianamente difendono la nostra libertà e la nostra democrazia. Sono cresciuta in una famiglia che è stata segnata dagli anni di piombo e l'impegno di mio padre e oggi dei miei fratelli è un impegno che porto dentro di me nelle mie azioni quotidiane. Io mi definisco una portatrice sana di Costituzione. Per me la libertà, la democrazia, i diritti civili, la difesa della Repubblica è qualcosa di molto importante, così come sono importanti tutti gli argomenti di cui parleremo stasera, in particolare riferiti alle persone e alle famiglie che vivono delle fragilità. La copertina, Elena Improta, diario di una figlia, moglie, madre, ordinaria diversità, prefazioni di Walter Veltroni per l'edizione Ponte Sisto. Abbiamo il piacere di avere qui in studio Rolando Galluzzi, che è appunto il direttore che dirige questa collana Voci Invisibili, un'operazione editoriale meritoria della casa editrice Ponte Sisto, dei Capocci, adesso naturalmente ne parleranno gli ospiti, e quindi questo libro che invito tutti a leggere è un libro che è nato con collaborazione di Claudio Bellumori e la prefazione di Walter Veltroni. Sono 123 pagine, 12 euro. Foto album, ma è un libro che ti porta nella realtà di un mondo che a volte molti non vogliono conoscere, infatti la collana è Voci Invisibili. E allora la parola a Rolando Galluzzi con le immagini dell'editore che ha voluto, diciamo, credo 10 anni fa, dar vita alla Ponte Sisto. Sì, infatti questo è il 10° anniversario della casa editrice. Intanto però voglio unirmi alle parole di Elena nei confronti dei due agenti morti a Trieste, e con grande commozione. La casa editrice nasce 10 anni fa e il libro che presentiamo questa sera, e ringrazio Elena dell'invito, è forse come curatore di collana il libro di cui vado maggiormente orgoglioso, e non solo,
ma anche grande soddisfazioni, e mi ha dato anche un grande arricchimento per me, che sostanzialmente vivo le stesse, diciamo, dinamiche familiari di Elena, che conoscevo già da parecchio tempo. E parlo un attimo della collana? Due parole, sì, della collana, della casa editrice. Quindi la casa editrice è, diciamo, una giovane casa editrice, ci occupiamo appunto di narrativa, di saggistica. Io dirigo le due collane, che sono Voci Invisibili, che nasce proprio dalla voglia e dalla volontà di far conoscere storie invisibili, storie che non sarebbero pubblicate da nessun altro, tant'è che fatichiamo tantissimo a metterle nel circuito, ma se troviamo autori come Elena, diventa un libro di grande, grande successo, per le capacità della scrittrice e per la sua voglia anche di veicolare le cose che lì ha scritto. Poi, ricordiamo che nella stessa collana c'è Mamma, quando sono guarito ti compro un bel vestito, i figli che vogliono sempre avere la mamma con loro, Viaggi in autostop, storie di stabile instabilità, Italiano nato, il paese nuovo Giano, e poi questo libro di Anna Gianesini, On the White Pig, il tumore. E tutti i bambini ridono allo stesso modo, di Angela Agresti. Ma la regia ha voluto dedicare questa trasmissione a Mario. Beh, quest'anno... Sono 30? Lo so. Quest'anno Mario compirà 30 anni. È un momento importante della nostra vita, è un momento di riflessione. Che mentre parla la mamma, le immagini di Mario. È un momento che mi ha portato poi a discutere, a parlare, a riflettere su quelli che sono stati questi primi anni, questi primi lunghissimi anni di vita al fianco di Mario. Io devo tantissimo a mio figlio, perché mi ha reso sicuramente una donna migliore e mi ha dato la possibilità anche di prendere coscienza e consapevolezza di quello che è una realtà, quella del mondo della diversità, della disabilità, che molto spesso viene in qualche maniera, come dire, ci si pacifica un po' l'animo a parlarne, ma in realtà poi sono veramente pochi quelli che potrebbero parlarne. È stato un percorso molto, molto duro, in quanto avevo 26 anni quando è nato Mario. E in quel momento, quando ti dicono tuo figlio sarà comunque, non camminerà, non parlerà, avrà davanti a lui un mondo di ostacoli, ti crolla tutto, e quindi diventa quasi una calamita di eventi drammatici, dal divorzio al tentativo anche di parlarne in famiglia, perché non è stato facile soprattutto far accettare a tutta la famiglia questa nostra diversità, perché nel momento in cui ti nasce un figlio, un fratello, un familiare con diversità, con una disabilità, è tutto il nucleo familiare che viene coinvolto, e ognuno di noi ha un modo di affrontarlo e ha i suoi tempi per elaborarlo. E per elaborarlo, nella mia esperienza di vita, è stato molto faticoso, perché ecco, qui vediamo i primi anni, i primi 2-3 anni di Mario, il tentativo di riabilitarlo in acqua, di fare la fisioterapia, e tutti che dicevano passerà, è solamente una tua fissazione, vedrai che passerà tutto e sarà un ragazzo normalissimo. È difficile accettare, è difficile fare questo percorso, e io sono stata fortunata soprattutto perché ho avuto la possibilità di confrontarmi con
All'inizio ho perso il lavoro, ho perso il marito perché se n'è andato e ha chiesto il divorzio immediatamente, e ho perso gli amici e ho conquistato tuttavia l'affetto e la comprensione, la compassione di tante famiglie come la mia e con le quali abbiamo condiviso percorsi di lotta. Io li chiamo veramente percorsi di lotta. L'assenza del trasporto per portarli a scuola, le battaglie per dare loro un'assistenza scolastica dignitosa, l'inserimento a livello sociale anche del genitore, del familiare. Io ho dovuto lasciare il lavoro inizialmente. Rientrare a lavorare non è stato facile, perché ha comportato comunque una battaglia in quegli anni in cui non c'era la legge 104-92, perché Mario è nato nell'89, quindi nelle aziende non veniva riconosciuto questo tipo di agevolazione anche a livello lavorativo per le madri. E questo, diciamo, ha fatto sì che io dovessi mettere in campo anche delle conoscenze nuove, quindi studiare le leggi, partecipare alla realizzazione di nuove leggi, e fare proposte a livello legislativo. Con tutta la nostra esperienza, l'esperienza sulla nostra pelle, l'abbiamo portata all'attenzione di sindaci, all'attenzione di assessori, all'attenzione dei consiglieri regionali, comunali, dall'integrazione scolastica all'assistenza di base degli AEC a scuola, oggi OEPA, piuttosto che degli insegnanti di sostegno. Oggi, dopo 30 anni, la consapevolezza che sono a tutti gli effetti un caregiver, quindi non solo un familiare, ma che dovrò ancora dedicare tutta la mia vita e rinunciare a tutto per accompagnarlo verso il durante e il dopo di noi, è qualcosa di molto faticoso. Allora, intanto, grazie ad Elena, ricordiamo Elena Improta, l'immagine diaria di una figlia, moglie e madre. Naturalmente la recensione di Furio Colombo e di Paolo Graldi sono state due recensioni illuminanti, e ripeto, leggere questo libro, i capitoli sono brevi, è un diario, ma un diario intenso, profondo, e a pagina 21 c'è un capitolo, l'alba, il giorno che deve partorire. E quando io ho letto questo capitolo mi è venuto in mente il grande Shakespeare, Romeo e Giulietta, perché l'alba per gli innamorati è il buio, perché come nasce il sole si scopre quello che loro di notte possono vivere, e l'alba di Elena è stata entrare, diciamo, in questa tragedia, soprattutto perché poi di notte il dolore si lenisce. Elena Improta ha avuto un padre, anche la madre, ma il padre naturalmente è stato magna pars della vita, della famiglia degli Improta, ma anche due fratelli che le vogliono bene. Quindi lei ha potuto superare, lo dico, più degli altri, ma ha messo a disposizione degli altri la sua capacità. Noi sono anni che ci conosciamo, le sue battaglie, le sue continue pressioni, e naturalmente adesso è la presidente dell'associazione Oltre lo Sguardo Onlus. Doveva essere qui con noi, ma lo sarà la prossima volta, perché in queste ore lavora al Senato. Qualche volta i senatori e i deputati lavorano, la senatrice Anna Maria Parente, proprio perché stanno discutendo, e poi entrerà nel merito Elena, di queste leggi che sembrano facili da attuare, ma poi sono complesse e complicate da portare avanti. Ma naturalmente Rolando Galluzzi, che segue la casa editrice, prego, perché
vivere queste realtà, tu pensa che voglia dire qualcosa delle mamme. Io sì. Quando vedo le mamme rimango sempre perplesso, nel senso che vedo queste mamme che sollevano i bambini con una forza e una intensità, e dico, ma dove trovano le donne tutta questa energia per poter sollevare i figli e portarli in questo mondo che non è più come quello di una volta, è molto più complesso e complicato. Infatti, prego. Le mamme, come le definisco, le mamme coraggio, sollevano i figli, sollevano la famiglia, sollevano il mondo. Nella collana Voci Invisibili abbiamo pubblicato ben 3 libri di mamme, Elena Improta con Ordinare la diversità, Angela Gresti con Tutti i bambini ridono allo stesso modo, ma ben 15 anni fa 11 interviste ad 11 mamme coraggio. E cosa viene fuori da questo panorama abbastanza ampio di non solo di ricerca e di comunicazione, che le donne, le mamme, sono quelle che pagano in primis quasi sempre l'uomo che le ha a fianco fino al momento appunto che nasce il bambino, dopo sparisce in qualche modo, nel senso che non ce la fa, quindi si ammala oppure se ne va. Gran parte di queste donne rimangono con il peso della famiglia, con il peso del figlio, con il tentativo di riabilitazione, agli arresti domiciliari una vita, perché poi questo succede di fatto, e anche con gli interrogativi, perché fino a che non ne prendono coscienza, ma c'è chi non ci riesce mai a darsi una motivazione, con il, tra virgolette, con il rimorso del perché proprio a me. Attraverso questi libri, attraverso l'esperienza diretta, posso dire che, come dire, le mamme più che la famiglia. Chi ha una disabilità perde amici, perde parenti, riesce a ricostruire un tessuto solidale intorno a sé, ma con fatica. C'è grande spirito di automutuo aiuto, c'è grande spirito di solidarietà, ma ci sono anche, per le motivazioni che appunto il tema comporta, anche grandi momenti di solitudine. E la nostra operazione è quella, il più possibile, di portare a conoscenza non solo la parte esteriore, ma anche l'interiorità di chi vive questa esperienza, e quindi di esserne di aiuto. Non so se posso riagganciarmi a quello che stava dicendo Rolando. L'esperienza della lettura e della scrittura è un'esperienza fondamentale per chi vive un lutto o ha di fronte a sé un percorso di, deve affrontare un percorso di consapevolezza. Perché la scrittura, prima la lettura e quindi la consolazione, e poi il mettersi in gioco raccontandosi attraverso anche un semplice diario, è uno strumento fondamentale proprio di autocontenimento del dolore. E io non credo che basterà tutta la vita per ringraziare chi ha creduto in questo progetto, perché io lo considero un vero e proprio progetto, perché io non sono una scrittrice, io sono una voce, sono una delle milioni e milioni di mamme. Questo libro non è più il libro di Elena Improta, è un dono alla comunità, è un tentativo di auto contenere il mio dolore, ma allo stesso tempo condividendolo con gli altri, noi speriamo di poter sensibilizzare tutta la comunità. E vedo che sta andando un video che invece vi propongo di mandarlo con l'audio e di vederlo insieme. Perché il nostro progetto più forte è proprio quello di far comprendere
non solo al nostro interno, no? All'interno delle famiglie che vivono la disabilità, ma a tutti i cittadini, alla comunità intera, ai politici, quanto è importante per noi costruire un futuro per loro, per i nostri ragazzi, quando noi non ci saremo più, il famoso dopo di noi. E questo, diciamo, è il tema che... E abbiamo creato uno spot che vi vorrei proporre alla vostra trasmissione. E naturalmente Teleambiente sarà felice di riproporlo, perché è un segno doveroso di rispetto e di affetto per tutti quanti. Quindi naturalmente la ricerca è precisa. E poi credo che il direttore Stefano Zago, dalle parole di Elena, dalle parole di Rolando, voi quando a Teleambiente volete venire a presentare qualche altro titolo proprio per raccontare queste vicende delle quali tutti ne parlano ma pochi poi vogliono affrontare, perché naturalmente c'è sempre la paura, il pudore, siete naturalmente a casa vostra. Grazie. Prima di tornare al libro, Elena, due breve notizie sulla associazione che tu presiedi, perché leggere tutto quello che ha fatto Elena ci vorrebbe una trasmissione. Adesso fermi, sì, perché Elena è un vulcano, eh. Noi per adesso parliamo della presidente dell'associazione Oltre lo Sguardo Lus e diciamo e delle leggi, delle proposte di leggi che tu stai seguendo, in questo caso con la senatrice Anna Maria Parente, che sarà qui prossimamente nel Giudizio dell'Ambiente per dare un senso reale al lavoro dei deputati, perché poi queste situazioni, lo sappiamo tutti, vengono messe un po' in sordina. Allora, noi 13 anni fa, per volontà, come praticamente è accaduto anche ad altri familiari e parenti, anche Rolando ha fondato molto prima di me una Ollus, abbiamo costituito l'associazione Oltre lo Sguardo Ollus, sottotitolo Percorsi Protetti Davanti a Noi. E l'impegno, proprio Percorsi Protetti Davanti a Noi, è in particolare quello di accompagnare le famiglie e le persone con disabilità ormai adulte, quindi dai 18 anni in poi, quando si diventa invisibili per lo Stato, accompagnarli nel durante e nel dopo di noi. E abbiamo promosso vari convegni su varie iniziative, e su varie iniziative quali, non so, la sessualità a favore delle persone con disabilità, liberi di fare, cioè di poter scegliere come vivere nel futuro, la libertà di scelta del fine vita, tematiche come quelle del ruolo del genitore caregiver o del familiare caregiver, come la legge può tutelare queste figure, perché noi siamo state costrette, molte di noi, a lasciare il lavoro, e come perfezionare la legge sul dopo di noi. Quindi le leggi oggi in discussione, la legge 112 del 2016, è diciamo un momento di difficoltà a partire realmente su tutto il territorio nazionale, per una questione di fondi, di risorse economiche non sufficienti al bisogno, e quindi abbiamo lanciato una campagna di sensibilizzazione attraverso questo spot, e che poi spero riusciremo a vedere se abbiamo tempo. Certo. Ed è una campagna importante. E poi altre importanti iniziative sono quelle che adesso stiamo lavorando su degli emendamenti da presentare proprio in Senato, per quanto riguarda il DDL, la proposta di legge sui caregiver. A noi ci riconoscono oggi il diritto a poter avere un rimborso spese, e solo se la legge dovesse essere votata così come è oggi, solo 3 anni di pensione. Stiamo parlando di donne che hanno dovuto lasciare il lavoro a 40, a 50 anni, che avrebbero, cioè, non troviamo giusto che una legge tuteli solo per 3 anni a livello pensionistico quella che è la figura del caregiver. Ci sono
donne, mamme segregate in casa a assistere i loro figli con gravissime disabilità che ad oggi non sono in carico ai servizi sociali, non sono in carico all'ASL, e quindi praticamente è come se lo Stato dicesse: ok, io non ce la faccio, ma siccome tu ce la fai, fai tutto tu. Io ti do 700 euro al mese, per 3 anni ti riconosco i contributi e poi magari muore tuo figlio. Cioè, quindi non si ha un'idea, come dire, un'attenzione a quello che è veramente la risorsa del cittadino caregiver per quanto riguarda lo Stato. Noi non siamo una risorsa, noi siamo limoni da spremere. Cioè, a noi ci viene chiesto di sostituirci allo Stato, ai servizi, e ci viene riconosciuto praticamente il nulla. Addirittura ci dicono: guarda, siccome devi stare in casa ad assistere tuo figlio, ti mandiamo i medici a casa se ti senti male. Addirittura non abbiamo nemmeno la mezz'ora d'aria per andare in ospedale a farci visitare. Ci mandano i medici a casa. Beppe, è un discorso molto complesso. Ma noi ci ritorneremo perché presenteremo gli emendamenti. Esatto. E non so se vogliamo vederlo insieme. Lo spot hanno partecipato, esatto. È stato perfetto. Tutto autofinanziato. Prego. Grazie anche alla vendita dei libri, che la Ponte Sisto, c'è una quota in donazione alla Oltre lo Sguardo Onlus, ed è tutto finanziato, e gli attori non sono attori ma sono genitori e ragazzi con disabilità. Siamo oltre 4 milioni. 4 milioni di famiglie di persone con disabilità. Con amore e cura, tra mille difficoltà, garantiamo che ognuno di loro possa sorridere e vivere una vita dignitosa nella propria casa. Ma quando noi non ci saremo più? Cosa sarà dei nostri figli? Cosa sarà di mio fratello? E di mia sorella? Noi possiamo continuare a vivere e sorridere. A vivere e sorridere alla vita in un ambiente familiare. In una casa. Con la propria identità. Con tutto l'aiuto di cui hanno bisogno. Continuando a sentirsi parte di una comunità. Della società. Del mondo. Esiste una legge per tutto questo. È la legge 112-2016, anche detta Dopo di noi. Ma non basta. Bisogna fare di più. Aiutateci a migliorarla, affinché sia loro garantito un futuro, senza dover rinunciare alla propria identità e alle proprie radici. Campagna a sostegno del perfezionamento della legge 112-2016 sul Dopo di noi delle persone con disabilità, promossa dalle Onlus Oltre lo Sguardo ed Hermes. Con il patrocinio gratuito della Consulta Disabilità Roma, aderiscono a titolo gratuito le Onlus Fish Lazio, ANXA Lazio, Anthropos, Avia Agenzia per la Vita Indipendente, Gruppo Asperger Lazio, Habitat per l'Autismo, Letizia, Margherone Facose, Nuove Frontiere, Sindrome X Fragile, Solaris, Ilenia e gli Amici Speciali. Eccoci nuovamente in studio. Allora, il tema della passione, ma che è condito anche da un'iniziativa concreta. Perché? Cosa fa la Ponte Sisto? La Ponte Sisto, innanzitutto, sia col caro Tullio Capocci, che ci ha lasciato proprio 2 giorni prima la prima presentazione del libro, che ricordo con grande affetto, e Fabio Capocci, il fratello, l'attuale editore, hanno deciso di devolvere una quota del libro, delle copie che si vendono, al progetto dell'associazione. Una cosa modesta, ma che per noi, come dire, ci tenevamo a farlo. E volevo dire una cosa sulla copertina. Come? Perché quando Elena è venuta con il testo, ci siamo trovati di fronte a due problematiche di carattere tecnico: la copertina e come impaginare. E devo dire che Tullio, che ha una grande intuizione, ha detto: sai che c'è questa donna, oltre che
grandi qualità di scrittura, di penetrazione del pensiero, ma è anche una, un'ottima poetessa. E allora abbiamo messo insieme una miscellanea. Le poesie le abbiamo dedicato un capitoletto a parte, perché ne vale proprio la pena di leggerle in modo separato, con un'altra attenzione. E poi la copertina, ma che copertina mettiamo? Io ho proposto appunto all'editore tutta una serie di copertine, insomma, cercando di stare sul tema della disabilità, delle mamme, eccetera, eccetera. Quindi ho presentato una decina di progetti di copertina. Tullio no, e mi porta e mi dice facciamo così. Ecco, c'è un lampeggiante, Elena, figlia di poliziotto, e poi Elena mi ha raccontato ciò che era successo realmente, che vorrei però che lo raccontassi tu, Elena. Allora, quel giorno che fui invitata alla Via delle Zoccolette, alla Ponte Sisto, c'erano appunto Tullio Capocci e Rolando, e allora tutto entusiasta Tullio mi disse, guarda, allora anche Rolando dice, guarda, noi avremmo pensato a questa cosa per richiamare anche il ruolo, l'importanza che tuo padre ha avuto nella tua vita, in qualche misura. E io rimasi molto colpita, perché la copertina la sentii subito mia e raccontai a Rolando e a Tullio proprio l'episodio in cui fu una volante della polizia a salvare la vita di Mario perché non arrivava l'ambulanza. E quindi questo lampeggiante nella notte ha segnato nella nostra vita, nella mia vita e quella di Mario, comunque un momento, sempre momenti drammatici, perché tutti gli eventi relativi alle crisi epilettiche, alle assenze, piuttosto che ai ricoveri, sono sempre avvenuti di notte. E in particolare la prima volta che Mario ebbe la crisi più difficile da superare a livello respiratorio, e l'ambulanza non arrivava, e intervenne proprio una volante, e io avevo Mario tra le braccia e dicevo è morto, è finita, e gli agenti della polizia mi accompagnarono al pronto soccorso del Policlinico Umberto I. E mi dissero, gli salveremo la vita, vedrà che ce la farà. Quindi diciamo che al di là dell'appartenenza e della familiarità con le forze di polizia, con l'impegno e le difficoltà che quotidianamente vivono anche i miei fratelli, in particolare voglio ringraziare Massimo, che è il primo in fotografia, perché Massimo è stato un punto di riferimento importante nei primi anni della vita di Mario. Lui si è sostituito completamente alla figura del padre e ha salvaguardato la mia integrità, la mia salute anche mentale, psichica. Sì, perché molti dicevano che Elena si era inventata la malattia di Mario e che Mario non aveva nulla, e lui mi è stato molto, molto vicino, e ancora oggi gli devo tantissimo, e stiamo pensando anche a dei progetti insieme. Dei progetti da realizzare proprio per la formazione degli agenti di polizia quando si trovano a fermare per strada ragazzi o ragazze con autismo grave o con patologie psichiatriche, e la modalità, l'accoglienza, il modo di rivolgersi a questi ragazzi cambia completamente poi la presa in carico anche dei servizi, e quindi gli amici in divisa speriamo che possano diventare amici anche dei nostri figli. Ma l'avete mandato questo libro alla neo ministra prefetto Lamorgese? E allora mandaglielo, no. Assolutamente sì, e anche il capo della polizia Gabrielli, che è intervenuto in queste ore
voglio dire che sono persone. In realtà noi abbiamo fatto un'altra cosa con la FISH e con la FAND, abbiamo fatto una raccolta firme indirizzata al nostro Premier Conte per chiedere non solo la sua attenzione personale, perché lui ha la delega alla disabilità, ma chiedergli la figura di un sottosegretario, quindi una figura ancora più vicina, con cui poter discutere e sedersi a un tavolo con le grandi federazioni, con i sindacati, per la tutela dei diritti delle persone disabili. Ad oggi purtroppo la legge Bassanini non permette al nostro Premier di poter indicare un sottosegretario alla disabilità, perché ne ha nominati troppi, e quindi speriamo che si riesca comunque a raggiungere un accordo, ma stiamo sempre sul pezzo, insomma, siamo sempre... Ritorniamo con le immagini del papà Umberto Improta, del quale ne parlavo con il presidente Cossiga. E allora, brevemente perché tuo papà è stato importante, soprattutto nel carteggio ci sono le lettere che partivano dalla prefettura e che arrivavano come un grande aiuto a Elena. E poi allora, io vorrei parlare dell'uomo, nel senso che papà è stato un servitore dello Stato, ha creduto fortemente, pensa che lui aveva vinto anche il concorso in magistratura contestualmente, e invece scelse di andare a Genova negli anni 60, durante proprio gli anni della qui ricordiamo il giudice Occorsio, che è citato nel libro. Sì. E grazie a un impegno della giunta di cui allora facevo parte come assessore, abbiamo intitolato al giudice Occorsio proprio il secondo municipio, e grazie anche al Partito Democratico un ricordo. E l'uomo Umberto Improta, che ha fatto tante rinunce, lui è partito per Genova negli anni 60, nel momento in cui la contestazione giovanile partiva dalle fabbriche, quindi da Torino, e poi i primi movimenti, e quindi lui è stato subito, fu subito nominato a capo dell'ufficio politico, e arrivammo a Roma nel 68. E il primo evento significativo fu proprio Valle Giulia, ci sono dei ricordi molto forti, perché in qualche misura da una parte c'era la facoltà di architettura, e dove c'erano come professori universitari molto conosciuti mio zio Antonio Guistelli e mia zia Flora Borrelli da parte di mia madre. E Antonio Guistelli è stato il fondatore dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, amico di Giorgio Napolitano e uno dei fondatori del PC a Napoli. Esatto. Quindi c'erano sulla piazza da un lato con la fascia tricolore il cognato e dall'altro lato c'era il professore e c'erano anche discussioni. Quando qualcuno mi ha chiesto, dice, ci vuoi raccontare che aria si respirava a livello politico? Non c'era, si parlava di senso civico, di libertà, di democrazia. Io non ho mai sentito in casa mia, a parte a casa di mio zio Antonio Guistelli, dove ho imparato molto di quello che fu il Partito Comunista, ma nella nostra casa, anche quando veniva mio zio, mia zia e via dicendo, si parlava appunto degli anni difficili, perché poi furono gli anni degli anni di piombo, quindi non era più la lotta degli studenti, si trasformò in vero e proprio terrorismo, un terrorismo e delle azioni che misero a dura prova tutto il nostro paese, perché molti dei morti di quegli anni, peraltro caduti proprio sul territorio del secondo municipio dove io oggi vivo, e stragi, leggevo prima di Valpreda, leggevo le stragi dell'Italicus, hanno segnato estati, hanno segnato inverni, e mio padre, nonostante questo, era comunque molto presente. È stato un padre presente come dal punto di vista proprio della formazione personale, anche proprio dei principi e dei valori, un padre con cui ci sono stati anche degli scontri, qui è con Mario,
che lui chiamava il suo gioiellino, ed è stato un rapporto tra Mario e mio padre anche molto importante, e scontri ideologici, certo. Perché a un certo punto della mia vita io mi sono trovata segregata oggi, certo, in casa con mio figlio, all'epoca in un commissariato, certo, blindata, perché eravamo sotto scorta. E quindi magari, non so, erano i primi anni delle movimenti femministi, delle manifestazioni, sì, quindi ogni tanto mi acchiappavano, mi facevano: senti Lelu, andiamo a casa, esatto, e a lo tuo padre non dico, non diciamo nulla. Ma tutto questo, sì, ha creato tra me e lui un, come dire, un dialogo, sì, a volte anche molto intenso, si può dire sanguinoso, certo, certo, forte. Lo scrivi che a te ti dava lo schiaffo e agli altri invece li trattava democraticamente. Ma i terroristi. Ma i terroristi. Esatto, cioè con i terroristi aveva un dialogo, insomma. Magari, con te invece. Con me era proprio netto, diceva: oh, sembri la Vianale, perché, esatto, vestivo in un, sì, modo, vabbè, certo, lasciamo stare. E quindi mi diceva sempre: ti devi vestire in un certo modo, no, se no ti scambiano per una terrorista, fai questo, fai quello. Prima di morire gli chiesi scusa, prima che lui morisse, uno degli ultimi giorni, proprio quando capimmo che non c'era più niente da fare, chiesi a mio fratello se mi lasciava qualche minuto con lui da sola, era ancora lucido, e dissi: papà, ti voglio chiedere scusa, ti ho fatto passare degli anni difficilissimi, ti ho fatto veramente penare, non mi devi chiedere scusa di, certo, niente, tu hai fatto la figlia, io ho fatto il padre, e ti posso dire una cosa, secondo me sei anche più intelligente dei tuoi fratelli. E così si chiuse il cerchio, perché c'è sempre, no, nel senso che lui mi doveva dare la spinta. Tutto quello che abbiamo fatto e stiamo, certo, facendo insieme anche a Rolando, a Ponte Sisto, io ho trovato una famiglia in Ponte Sisto, e non è solamente un progetto editoriale, è un progetto anche proprio di pensiero, di valori che portiamo avanti con loro, di idee, e questo dà tanta forza e coraggio, come diceva Rolando, non solo a noi ma alle persone che vengono presso la casa editrice, perché è una casa editrice anche molto generosa, che ascolta, ascoltare, e non sempre si riesce a rispondere, però in qualche maniera c'è spazio sempre per tutti, e questo è fondamentale. Ricordiamo che Umberto Improta è stato, tra le altre cose, questore di Cosenza, Milano e Roma. Poi ebbe l'incarico di prefetto a Napoli, già in pensione, e quello che ha colpito Gianluca, Stefano e Maria Elena è la vicenda della liberazione del generale James Lee Dozier. Di cui abbiamo una bellissima foto, se non sbaglio, del generale, perché ogni anno, eccolo, ogni anno viene a trovare mia madre. E ci riuniamo, quindi lì c'è mio fratello Maurizio, che adesso è a capo della direzione della Polfer d'Italia, quindi al Ministero degli Interni, tutta la polizia delle ferroviaria, e Massimo, che ahimè ha l'onere e l'onore di dirigere la sala operativa di Roma e provincia, e quindi c'è il controllo del territorio, e non è un momento facile in questo momento, sì. La copertina del libro, grazie a Elena Improta, grazie all'editore, grazie anche all'editore Ponte Sisto, perché come ho detto prima, queste sono trasmissioni che riconfermano, quando ce ne fosse bisogno, che il ruolo dell'informazione, dell'emittenza locale, se ha un senso, ha un senso positivo. Walter Veltroni. Walter Veltroni, il primo incontro fu una cazziata, si può dire? Sì, un cazziatone, nel senso che era la prima campagna elettorale di Walter, e fu invitata dalla comunità ebraica a un incontro che lui tenne, proprio organizzato dalla comunità ebraica, e insomma parlò di tutto, con lui c'era la Melandri. Esatto.
e Verini, esatto. E parlò di tutto, veramente di tutto, ma non parlò di disabilità. Certo. A quel punto alzai la manina e feci un mio exploit, esatto. Per cui lì fui immediatamente intercettata e mi dissero: ah, dobbiamo capire, non avevano capito chi niente, fossi. Esatto. C'era papà in sala, esatto. C'era anche mia madre, ma non avevano capito chi fossi. Esatto. Dopodiché io dissi di no, che non mi interessava fare nulla, perché volevano in qualche maniera inserirmi in campagna elettorale, presentarmi, certo, alle regionali, non mi ricordo, alle comunali, sempre nella lista civica e tutto quanto. E il secondo incontro, ci fu un secondo incontro molto complicato, perché io lavoravo in azienda Telecom e la politica decise di vendere, esatto, e di spostare la direzione di Telecom a Milano, esatto, e soprattutto di intervenire sulla cessione dei rami d'azienda, di vendere Telecom. Vendere Telecom voleva dire anche per noi che in qualche maniera le famiglie, le persone, gli impiegati con figli disabili... Tu parli di corda in casa dell'impiccato Stefano, ecco, perché anche lui ha molte ah, sì? trascorsi, amicizie, okay, e non solo in Telecom. Ah, bene. E quindi praticamente io mi misi a capo della solita mobilitazione, io la chiamo l'Armata Brancaleoni, tutti i disabili d'Italia, di Telecom, a Corso d'Italia, a manifestare contro la politica, esatto. Quindi in primis il sindaco, che allora era Walter, esatto, che aveva avuto poi tra l'altro da Telecom l'ok per l'estate romana, esatto, insomma c'erano degli interessi, esatto, per cui lettere su tutti i giornali. Pronto Elena, scusa, potresti venire un attimo in Campidoglio, avremmo bisogno di parlare con te, via dicendo, ti vorremmo proporre di candidarti alla regione, no. E il secondo no. E poi nel 2002 è morto, quando morì papà, ci fu una grande partecipazione di tutte le forze politiche, anche del sindaco di Rutelli, gli dedicarono un giardino a Via della Ferratella, e in quell'occasione, durante la messa, pensa che Piazza Euclide era tutta piena, era piena la chiesa ed era tutta piena la piazza fino su Via Pelito. E ricordiamo, il commissariato era Parioli. Il commissariato Salario non Parioli. Non facile. Ti ricordi tutto. Allora, tu pensa, tanto ci conoscono i 5 telespettatori dell'ambiente, se Walter avesse avuto il tuo coraggio, lo so, dai, andiamo avanti. Tanto... E insomma, in quell'occasione io lessi parlai per ricordare papà, per ricordare il suo impegno in chiesa durante i funerali, e subito dopo Walter, dopo un po' di giorni, mi chiamò e mi fece parlare con l'amica Eliana Argentin. Esatto. Quindi iniziamo un percorso, in realtà io lavoravo al fianco di Silvia Costa, esatto, di Leana, per portare un po' la voce della gente comune, della cosiddetta società civile. E poi mi sono candidata. Per quelli che non hanno... Poi ho fatto l'errore di candidarmi. Ma poi si è candidata anche con la... Pensate che si è candidata, lo dice lei, sì, con Marchini, e pensate che a dell'ambiente... Chi se lo ricorda, c'era Massimo Marino, l'uomo della notte, ecco, che quando mi disse: Giuseppe, ma c'è una certa Elena Improta, quella è proprio brava, perché rimanevamo sempre in contatto, e gli raccontai per peccato che poi quando capii che stava virando a destra, praticamente uscì un articolone sul Messaggero, e lì si smontò tutta la lista Marchini. Sì. Rolando Galluzzi, iniziativa editoriale? Sì, prima dell'iniziativa editoriale io voglio dare un consiglio al primo ministro, a Conte, o ai primi ministri di turno che ci saranno prossimamente. La delega, il sottosegretariato alla disabilità, alle persone con disabilità, io la darei alle tante Elene, alle tante Elena che... ci Conte, sono, no, grazie. Sarà. Perché?
conoscono il tema, perché il politico di turno, per quanto bravo, ci mette anni a capire quello che deve fare e quindi, come dire, siccome le cose sono talmente mature, sono talmente queste mamme consapevoli di quello che va fatto, perché vanno fatte poche cose, non c'è nulla di complicato, non c'è nulla di complesso, e quindi il Giuseppe Conte, facciamo questo endorsement, una mamma coraggio, una delle tante Elena. Io vi voglio fare una precisazione, mamma coraggio, molti la prendono, è un grande dramma di Bertolt Brecht, ma non confondiamo quella mamma coraggio che vendeva i figli in onore della guerra, no, perché la vulgata diventa così. Prego, però, ecco qua, perché Elena e l'iniziativa dell'editore importante, nei suoi momenti scriveva poesie e sentiva dentro di sé, ma perché scrivo queste poesie? Era come una premonizione, un prodromo della vita, però tant'è che le ha scritte. Ma avete altre importanti iniziative, sì, editoriali? Soprattutto ho chiesto ad Elena di continuare questo progetto con la casa editrice, di continuare questo progetto editoriale, e spero che lei dia seguito, perché sarà importante affrontare anche altri aspetti della problematica sulla disabilità, sulla famiglia, sul dopo di noi, le figure che interferiscono con questa problematica, perché spesso ci troviamo che le famiglie, i ragazzi, le ragazze fanno loro la formazione agli operatori, di cui ce n'è sempre più bisogno, ce n'è sempre più bisogno di persone formate. Voglio dedicare 30 secondi a un'ultima cosa. Quando si dice persone con disabilità si generalizza, come se ci avessero una malattia semplice o comunque complessa, ma comunque la disabilità. In realtà qui parliamo di malattie rare, con una differenziazione non solo tra patologia e patologia, ma anche tra persone all'interno della stessa patologia. Quindi l'intervento che va fatto necessita di persone preparate, di persone coscienti, di persone formate, ma non solo l'operatore, ma tutto quello che gli gira intorno. E io penso che questo sarà la missione per il futuro nostro progetto, e veramente siamo disposti ad andare oltre l'ostacolo, perché intendiamo sostenere Elena e le tante famiglie in questa loro battaglia. Hai detto bene, Rolando, perché una delle nostre maggiori preoccupazioni proprio oggi alle porte del 2020 è quella di constatare che c'è ancora tanta impreparazione, poca formazione e poca sensibilità e controllo soprattutto su quella che è l'attività degli angeli, io li chiamo angeli, dei nostri figli acquisiti, che sono gli operatori, gli assistenti. Abbiamo assistito a violenze in istituti, a violenze su donne disabili, a maltrattamenti su persone con disabilità. Il dopo di noi diventa complicato non solo perché mancano i fondi, perché sarebbe utile e fondamentale investire prima di tutto su una buona formazione, perché il genitore è pronto a lasciare andare i propri figli e quindi a morire serenamente, perché diciamocelo proprio chiaramente, noi non ci possiamo permettere nemmeno di morire serenamente. Noi viviamo anche le nostre patologie, quelle più gravi, formazioni tumorali, interventi, leucemie, infezioni che portano alla sclerosi, Alzheimer. Noi siamo i caregiver, i familiari, sono i cittadini più a rischio di tutte queste patologie, soprattutto degenerative. Perché abbiamo una vita che, se oggi io ho 57 anni, è come se ne avessi 90. E quindi io ho un'esperienza anche a livello organico, il mio organismo è colpito quotidianamente. Noi non possiamo fermarci mai. Perché? Perché abbiamo anche dei riferimenti di operatori e di assistenti che
dovrebbero essere più sopravvalutati, sia dal punto di vista economico, perché vengono pagati 2 lire, cioè poca tutela di quello che è il loro lavoro, poca attenzione alla formazione e soprattutto possono andare in burnout e attivarsi. Il burnout significa perdere il controllo anche a livello emozionale e quindi diventare, tra virgolette, disfunzionali, pericolosi per l'educazione e la psicologia della persona con disabilità. Immaginate voi noi come possiamo pensare a un dopo di noi. È complicato. Allora, abbiamo la regia perfetta. Io direi di mandare buon compleanno Mario, perché la puntata è dedicata a lui. Abbiamo 5 minuti. Rapidamente, Moira Pina e la professoressa Stefania Ciasco, dove avete messo il dialogo tra la volpe e il piccolo principe? Ma brevemente, per dire che c'è un affetto che vi è vicino. Come dicevamo con Rolando, ho perso tantissimi amici, tantissime parenti. La vicinanza di molte persone c'è stata una selezione naturale. Tuttavia è stato importantissimo sulla nostra strada incontrare persone come l'insegnante, la professoressa Ciasco, piuttosto che della scuola liceo Enzo Rossi, liceo artistico Enzo Rossi, che accoglie, come la scuola Garibaldi, moltissime persone con disabilità, moltissimi studenti con disabilità. Abbiamo incontrato sulla nostra strada, e Mario è stato fortunato. Peppe, quello che io voglio dire è che noi mamme siamo sempre colpite da un... viviamo come delle funambole, noi mamme, noi familiari, noi genitori, su un filo. Io non so cosa succederà domani. Festeggiamo Mario oggi, festeggiamo i suoi 30 anni. E senza di voi, senza le persone che si sentono e che si definiscono neurotipiche, quindi normali, noi non abbiamo senso. Cioè, per noi è importante poter parlare con te, con i tuoi telespettatori e soprattutto con le persone che non hanno una disabilità, perché è l'unico modo per sentirsi accettati e cittadini veri con pari diritti e pari dignità nel nostro paese. Pagina 99, poi preparati Elena una breve poesia, perché poi chiudiamo il saluto naturalmente di Orlando, perché poi la regia, molto carinamente e molto bravi come sono, chiude in dissolvenza con il vostro... il nostro spot. Mario, il giorno prima di iniziare il suo di produzione di residenza presso il centro Don Orione. Sono stanco di fare laboratori, ma voglio stare a casa solo con te, mamma. Dopo una settimana a scuola va bene, sono carini con me, che vogliono capire come ci capiamo verso le cose che faccio. Vuoi venire a trovarmi a scuola con Rocchina, con mamma, con babba, con Riccardo? È la semplice ma complessità della vita. Viaggio nella vita. Nella sua solitudine il mio cuore vaga stanco. Vaga nell'immenso mondo di gioie, angosce, emozioni. Troppo spesso ha voglia di fermarsi, ma un amore inaspettato, una grande gioia, lo fa palpitare tanto forte che sembra scoppiare, ed è vita. L'amore finisce, la gioia diventa dolore, ed è ancora vita. E il mio cuore batte lento, sofferente, le ferite si rimarginano e il ciclo continua. E nella sua solitudine il mio cuore vaga, ancora più stanco, ma vaga alla ricerca di pace, quella pace che rende eterne le gioie e placa i dolori. Rolando Galluzzi, io 30 secondi. Voglio ringraziare la Teleambiente, voglio ringraziare Elena, e dico ai telespettatori, venite a trovarci a Via delle Zoccolette, valuteremo i progetti editoriali, venite a trovarci, raccontateci le cose e seguiteci sul nostro sito e in libreria. Grazie.
Il saluto Elena, perché poi Gianluca... Dell'ambiente è una parte oggi ancora di più di prima della nostra storia, della storia mia e di Mario. A nome di Mario vi ringrazio per questi auguri speciali e credo che saranno i più belli che riceverà per i suoi 30 anni. E sarà un bellissimo ricordo e quindi ancora grazie a tutti voi. Ma poi ci vediamo qui con gli altri libri, ci vediamo qui con la senatrice. Soprattutto per lottare. Perché fare proprio un discorso politico, e sapete che dall'ambiente è sempre con voi. Lottiamo insieme, no? La lotta continua. Magari. Grazie. Grazie alla regia, grazie Gianluca, l'immagine in dissolvenza, e noi vi ringraziamo. Siamo oltre 4 milioni. 4 milioni di famiglie, di persone con disabilità. Con amore e cura, tra mille difficoltà, garantiamo che ognuno di loro possa sorridere e vivere una vita dignitosa nella propria casa. Ma quando noi non ci saremo più? Cosa sarà dei nostri figli? Cosa sarà di mio fratello? E di mia sorella? Noi possiamo continuare a vivere e sorridere. A vivere e sorridere alla vita in un ambiente familiare. In una casa. Con la propria identità. Con tutto l'aiuto di cui hanno bisogno. Continuando a sentirsi parte di una comunità. Della società. Del mondo. Esiste una legge per tutto questo. È la legge 112-2016, anche detta Dopo di noi. Ma non basta. Bisogna fare di più. Aiutateci a migliorarla, affinché sia loro garantito un futuro, senza dover rinunciare alla propria identità e alle proprie radici. Campagna a sostegno del perfezionamento della legge 112-2016 sul Dopo di noi delle persone con disabilità, promossa dalle Onlus Oltre lo Sguardo ed Hermes. Con il patrocinio gratuito della Consulta Disabilità Roma, aderiscono a titolo gratuito le Onlus Fish Lazio, ANCSA Lazio, Anthropos, Avia Agenzia per la Vita Indipendente, Gruppo Asperger Lazio, Habitat per l'Autismo, Letizia, Margherone Facose, Nuove Frontiere, Sindrome X Fragile, Solaris, Ilenia e gli Amici Speciali.